Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial, un semplice video tutorial dove andremo ad assemblare un paio di orecchini. Allora, io ho realizzato già in precedenza dei supporti per realizzare appunto questi orecchini. Supporto, cioè questo tipo di supporto, cioè questa forma, diciamo così, l'ho realizzata con la pasta di mais o la pasta porcellana. Lo si può utilizzare qualsiasi tipo di pasta. Io ho fatto questa forma di foglia e più le due sfere. Una volta che abbiamo realizzato, appunto, fatto la forma che ci piace, si raffina la superficie dei supporti per renderla un po' più liscia. Dopodiché, io già l'ho fatto, quindi mi sono già portato avanti, bisogna dipingerla. Questo qua l'ho dipinto io in questo modo, sia di dietro che davanti. La si può decorare come si vuole, e quindi cioè, io ho fatto questo e più la sfera. Aspetta un attimo se riesco e più la sfera. Si possono dipingere con i colori a tempera o con gli acrilici. Vi sconsiglio con i colori ad olio perché ci vuole un'eternità affinché si asciughi. E con gli acquerelli neanche, cioè vi sconsiglio anche gli acquerelli perché non sono adatti per questi tipi di lavorazione, anche perché poi il colore dell'acquerello è molto più leggero. Allora, dopo che abbiamo appunto dipinto e creato il nostro motivo che più ci piace, bisogna lucidarlo. Io per lucidare questa, diciamo, foglia, questo supporto o la sfera, ho usato uno smalto trasparente normale. Si può usare anche la lacca oppure si possono comprare in ferramenta delle vernici a spray sempre trasparenti, oppure si può coprire con la colla vinilica, tanto poi una volta che si asciuga diventa trasparente e lascia una patina protettiva e anche lucida. Ora andremo ad assemblare appunto questi due soggetti, non mi veniva il termine. Allora, ci occorrono per assemblare l'orecchino i chiodini che ci servono, i chiodini, poi ci servono gli anellini che servono giustamente per legare il tutto, le pinze. Io uso il semplice tagliaunghie per poter tagliare i chiodini. E poi infine ci serve la monachella, che non riesco a trovarla. Stava qui comunque una monachella come questa. Allora, come si procede? Facilissimo, è un tutorial facilissimo. Ce lo può fare chiunque. Allora, come andiamo a procedere? Intanto ci sistemiamo già la sfera. Quindi, oddio, c'ho la pellicina. Tagliamo questa estremità che non ci serve. Facciamo l'occhiello con questa pinza qui. Allora, vi dico già che è difficile fare un tutorial di per sé con la videocamera. Quindi
almeno per me, perché io non sono così bravo. Infatti questo occhiello è uscito un po' male, però comunque non è uscito bene. Perché questo tutorial lo sto facendo con il cellulare, è la prima volta che faccio un tutorial con il cellulare, ma è molto difficile perché io non sono abituato a fare tutorial, però ogni tanto mi ci metto e ci provo. Allora, infiliamo la sfera, tagliamo un pezzettino qua di chiodino e facciamo l'altro occhiello. Ce lo sistemiamo. Ok, e questo qua è stato fatto. Ora prendiamo un cerchietto, un anellino, è di questa dimensione un po' più grande rispetto agli anellini normali. Sinceramente non lo so qual è il suo diametro, perché ci sono vari tipi di anellini, no? Allora lo apriamo in questo modo e riusciamo a metterlo qua. Ok, poi ci aiutiamo con l'altra pinza che io non la sto trovando in questo momento. Eccola qua. E prima di chiuderlo, ovviamente mettiamo la sfera e prima di chiuderlo controlliamo bene un po' tutto. Ok. L'abbiamo già assemblato. Ora prendiamo la monachella che sta qui. Apriamo leggermente la monachella in questo modo. Vediamo il verso giusto. Credo che sia questo, in modo tale che poi non si giri. Sì, è il verso giusto e si chiude. Il lavoro è finito, cioè l'assemblaggio dell'orecchino è finito. Questo, l'altro l'ho già fatto, perché questa è soltanto una dimostrazione. Ripeto, è facilissimo da realizzare questo tipo cioè di lavorare la pasta modellabile, anche perché poi chi ha fantasia poi può fare quello che più gli piace. Questo qua è il lavoro finito. Vi faccio vedere un'altra versione, questo qui con l'oro. Giustamente questa qua è una perla normale, semplice, è di legno, se non sbaglio. Si può decorare cioè si può fare qualsiasi cosa. Poi, sempre con la pasta modellabile, ripeto, pasta modellabile o pasta porcellana fredda, tutte quelle paste che si possono modellare per realizzare qualcosa, vanno bene, vanno bene. Ora non riesco a trovare una cosa che vorrei farvi vedere, se riesco. Aspettate un attimo che stoppo. Allora, stavo dicendo, con appunto la pasta modellabile si può realizzare qualsiasi tipo di forma, di supporto, tipo come questa. Ho fatto anche queste, che possono andare benissimamente per realizzare o un altro paio di orecchini, o semplicemente come perle per realizzare bracciale, collana, quello che si vuole. Ce lo si può decorare come vuole. Anche questa sfera grande, cioè ci si può sbizzarrire come si vuole. Oppure questa è forma di, dovrebbe essere una specie di forma di goccia, ma vabbè, tanto poi quando lo si raffina con la carta vetrata, si sistema, si dà la forma che si vuole. Il materiale è molto leggero, non è pesante,
quindi può andare benissimamente per chi piace questo stile. Questo è il lavoro finito. Sono, ripeto, semplici da realizzare. Questa è l'altra versione. Quindi, se questo video vi è piaciuto, mettete un like. Io ripeto, chiedo scusa perché i tutorial con il telefonino non li ho mai fatti, è la prima volta. Quindi vi chiedo scusa già adesso, cioè vi chiedo scusa. Vi saluto e al prossimo tutorial. A proposito, vi farò un altro tutorial per come riuscire a trattare la carta. Questa qua è una carta, come vedete, è dipinta lucida, che va benissimo per realizzare le cartoline o qualsiasi cosa che uno vuole. Vi farò anche il tutorial della carta pergamena, che servirà per un supporto che poi vedrete ed è simpatico. Ciao a tutti e alla prossima.